Ho notato che fra le tantissime domande che mi fate, ce ne sono alcune che sono più ricorrenti rispetto ad altre. E quindi ho pensato, visto che è estate, fa caldo, siamo tutti stanchi, non vediamo l'ora di rilassarci e goderci un attimo di siesta, perché non fare un video semplice, sempre comunque interessante e fresco, si spera anche corto, che sapete che il dono della sintesi non è il principale, la principale delle mie virtù, ma quindi affrontare insieme 5 elementi, 5 cose che è importante sapere come chitarristi o come possessori e amanti della chitarra. Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Andrea Marcellan e come abbiamo visto nell'intro di questo video, oggi parliamo di 5 cose che bisogna assolutamente sapere sul mondo della chitarra. Prima di cominciare, ragazzi, come sempre io vi ricordo che se volete seguirmi e sostenermi c'è il pulsante per iscriversi e nella descrizione ci sono tutti i link a tutti i miei social e ovviamente anche alla mia pagina con i link di affiliazione Amazon e Thomann, dove vedete quasi tutti gli strumenti, le attrezzature, i ricambi e le chitarre di cui faccio una recensione che insomma uso durante i miei video quando faccio lavori di restauri, modifiche e setup. Se poi volete partecipare in modo proattivo alla crescita e al mantenimento di questo canale, sapete che potete abbonarvi a questo canale YouTube, c'è il pulsante qua sotto, cliccate e scoprite quali sono i livelli di abbonamento e che cosa potete avere in cambio come contenuti se vi iscrivete. Potete venire a dare un'occhiata alla mia pagina Patreon, dove c'è già un bel gruppo di iscritti che mi sostiene, trovate i loro nomi qua sotto. E sapete che se volete venire a dare un'occhiata avete una prova gratuita di 7 giorni per scoprire che aria tira. Il primo punto, ragazzi, secondo me è anche il più importante ed è l'altezza delle corde al capotasto. Ed è un argomento che viene sottovalutato o perché non si conosce o perché si suppone di conoscerlo. Quando in realtà magari non è così e suoniamo per anni uno strumento che non è regolato bene e ci ostacola senza che noi lo sappiamo. Perché dovete capire che soprattutto se siete dei novizi, perché non avete esperienza con la chitarra, state cominciando a suonare e vorreste innamorarvi dello strumento, invece non fate altro che dire «Madonna che fatica che faccio a suonare sta benedetta chitarra», potrebbe essere che la colpa non sia vostra, ma che sia proprio della chitarra stessa e, magari, in particolare, proprio dell'altezza delle corde al capotasto. Avere le corde alte al capotasto significa principalmente due cose. La prima è che fate veramente fatica, perché se le corde sono alte, immaginatevi fare gli accordi, quelli semplici che impariamo tutti per primi, ma immaginate quando da quei primi accordi semplici si passa al pre-bon barré, quello per esempio di un Fa maggiore. Se abbiamo le corde alte al capotasto è una fatica incredibile premere bene tutte le corde per far sì che l'accordo che stiamo suonando non esca come una scoreggia. Oltre questo, perché non è solo questo il problema, più alte sono le corde all'altezza del capotasto, più la chitarra risulterà stonata, principalmente nelle prime 4-5 posizioni, nei primi 4-5 tasti. Se il tasto è lontano, per avvicinarsi, la corda che è vincolata fra capotasto e ponte si deve allungare per poter arrivare a toccare la tastiera. Più si allunga, più la corda, più la nota ne uscirà stonata. Punto numero 2, ragazzi, il truss rod, che è questo oggetto qua e si trova all'interno dei manici delle vostre chitarre. Ho fatto un video molto esaustivo su questo argomento, per cui se volete approfondire andate a vedere direttamente quello. Sapete che compare il link, c'è una i di informazioni in alto a destra, ci cliccate e c'è l'elenco dei video che io vi consiglio all'interno di questo stesso video. Il truss rod è un componente della chitarra che viene utilizzato erroneamente per abbassare l'altezza delle corde e non è assolutamente quello per cui è stato pensato. Il classico esempio è, immaginatevi di avere un negozio dove ci sono 60, 70, magari 100 chitarre esposte. Se le corde sono alte, è logico che dire devo togliere le corde, abbassare il ponticello, oppure mettermi là con la brugolina e regolare il tunomatic di una Gibson, oppure con le brugoline piccole a regolare tutte le sellette di una Stratocaster. Non fate prima a prendere, tirare il truss rod finché il manico non si curva talmente tanto che le corde si abbassano. Certo che sì, ma non è assolutamente quello per cui il truss rod è pensato. Il truss rod, molto brevemente, può essere a singolazione come questo, e singolazione significa che quando abbiamo la tensione delle corde, che ovviamente agisce lungo questa linea, il manico tende a venire in avanti, quindi a curvarsi in questo senso, e il truss rod a singolazione ci permette, attivandolo, girando con la nostra chiave a brugola, questo meccanismo di contrastare la tensione delle corde che fa fare questa curvatura al nostro manico, riportandolo in una condizione più rettilinea. Se noi invece abbiamo un truss rod a doppia azione, che è questo qui,
riusciamo a fare anche l'esatto opposto, quindi vuol dire che magari anche col thrust rod a zero, quindi rilassato, non è in tensione né in un senso né nell'altro, e anche con la tensione delle corde ci può capitare di avere il manico che è curvo all'indietro. Magari il legno non era particolarmente ben stagionato, magari si è deformato per qualsiasi ragione, quindi ci troviamo manico scarico, corda in tensione, e invece che avere il manico curvo in questo senso è curvo nel senso opposto. Col thrust rod a doppia azione possiamo anche ripristinare una curvatura negativa e riportarlo a una condizione di rettilineità o leggera curvatura. Come regoliamo quindi la curvatura del manico? Io vi rimando sempre al video dove sono stato molto molto più dettagliato sull'argomento, ma l'idea di massima è che il manico deve essere leggermente curvo. Ovviamente il fatto che sia leggermente curvo o più dritto non è detto che si adatti a tutti gli stili di tutti i musicisti. C'è chi si trova meglio con un manico più dritto, c'è chi si trova meglio con un manico leggermente curvo, e questo lo scoprite solo voi con l'esperienza suonando e rivolgendovi a un professionista che vi segue e vi assiste nella scelta più corretta per voi. Terzo punto, ragazzi, è il cambio delle corde. Qui non diventate matti a rendere un'operazione che è semplicissima di suo e renderla una cosa esoterica dove è necessario fare cose strane per far sì che la corda sia montata bene sulla meccanica. Anche qui ho creato un video esplicitamente dedicato al 100% solo su questo argomento, quindi quando si cambiano le corde, come si cambiano e perché si cambiano in questo modo, quindi anche quello lo trovate sul simbolo delle informazioni nell'elenco dei video consigliati, andate a vederlo perché sarà sicuramente più esaustivo di quello che vi dirò adesso. Quindi il famoso nodo del liutaio, dal quale io mi dissocio completamente. Non perdete tempo a infilare la corda all'interno del foro della meccanica 1, 2 volte, 3 volte. Ho visto cose incredibili nell'arco di 15 anni. La cosa importante quando montate le corde è che sulla meccanica ci sia un minimo di corda, un minimo indispensabile di corda, e questo minimo indispensabile si può tradurre in un quantitativo di avvolgimenti che è circa 2,5 giri, 3, ok? Per avere questo quantitativo di corda attorno alla meccanica, io monto la mia corda nuova sul ponte, la faccio passare all'interno della meccanica e faccio in modo che la corda debba fare un percorso sopra la mia mano messa in questo modo, e quindi so che con questa lunghezza di corda a disposizione, quando io la vado ad avvolgere, ho circa 2,5 giri, 3 avvolgimenti di corda sulla meccanica. E una volta che la corda è all'interno del foro della meccanica, imprimere una curva e controcurva alla corda in modo che sia ancorata da entrambi i sensi, e dopo che semplicemente avvolgere la corda o a mano o con l'aiuto dell'avvolgicorda e avvolgere tutte le spile verso il basso in maniera pulita, ordinata, senza nodi, senza perdere tempo, anche perché poi, ragazzi, quando avete fatto infilato la corda 1, 2, 3 volte nel foro, avete fatto nodi, avete fatto un avvolgimento in su, uno in giù, poi quando dovete cambiare le corde, e per carità, voi non cambiate 10 mute di corde come me al giorno nei giorni quelli pesanti, ma poi vi trovate che diventate ebeti per fare un lavoro che avete fatto voi. Cioè, perché dovete stare là che non sapete bene e taglia la corda e poi e vi bucate il dito e porconate? Perché dovete farvi del male? Montate la corda in modo semplice e pulito, con 3 giri, 2,5, 3 attorno alla meccanica, con l'assestamento giusto di curva contro curva e tutti gli altri consigli che vi do in particolare nel video dedicato, voi potete dormire sereni che la corda da lì non si schioda, si mantiene la chitarra sempre accordata e soprattutto, perché questa è la cosa importante, affidabile. Visto che abbiamo appena parlato di corde, punto numero 4, continuiamo a parlare di corde, quindi quali sono le migliori corde per la chitarra? Se mi seguite e guardate i miei video sapete benissimo che la risposta è: non esistono le corde perfette per la chitarra. Esistono semmai le corde che sono perfette per voi, per ciascuno di voi, perché ognuno ha gusti ed esigenze diverse. Abbiamo una sudorazione che rovina le corde? Ci servono le corde con rivestimento, con la barriera protettiva come le Elixir, come le XS della Daddario. È inutile spendere 3 volte il costo di una muta normale in nickel per chitarra se non abbiamo problemi di sudorazione. Poi vi piace l'effetto liscio delle corde rivestite? Per carità, non c'è nessun problema, compratele serenamente. Ma mio cugino mi ha detto che le 010 sono le migliori corde del mondo. No, che non è così. Ognuno ha il suo tipo di corda, c'è per esempio chi si trova benissimo con le 08, che magari dite: ah, madonna, esistono addirittura le 08. Certo, se avete una lunga esperienza
nel mondo della chitarra sapete benissimo che le 08 esistono e esistono addirittura le corde 07. Quindi ognuno deve prendersi il suo tempo, fare i suoi esperimenti, provare diverse marche, provare diversi calibri di corda e trovare quelli che gli danno più soddisfazione. Non solo dal punto di vista del feeling, ma anche dal punto di vista del suono, perché sarà meno importante, più marginale nel mondo della chitarra elettrica, ma non è la stessa cosa nel mondo della chitarra acustica, perché lì la dimensione, la tipologia della lega degli avvolgimenti della corda fanno veramente una differenza che si può percepire sulla timbrica della chitarra. Ma questo si può dire anche sulla chitarra elettrica, anche se poi sappiamo bene che una volta collegata tramite i pickup, l'amplificatore e l'effettistica potete creare cose incredibili. Ma il principio di base su cui io vi posso fare un mini riassunto adesso, e anche su questo argomento ho fatto un video apposito che, come vi ho detto prima, sapete già dove trovare. Più le corde sono sottili, quindi 08-09, più il loro suono, quando voi suonate la chitarra, sarà tra virgolette compresso e accentuato nel range dei medi. Più invece andiamo su corde grosse, quindi nel campo della chitarra elettrica 010-011, sull'acustica 012, anche c'è chi usa 013, questa curva dell'equalizzazione tende un pochino ad appiattirsi e quindi bassi e alti vengono fuori un pochino in modo più predominante e quindi i medi si attenuano, quindi il suono è meglio spalmato lungo tutte le frequenze godibili e riproducibili da una chitarra. Quindi potremmo definirlo un suono un pochino più brillante, un pochino più chiaro. Mentre viceversa, come abbiamo appena detto, corde sottili, più morbide, suono più medioso. Queste sono le cose che vi posso dire in pochissimo tempo per non tediarvi troppo, per dirvi che non esiste la corda perfetta, esiste la corda perfetta per voi. Ultimo punto ragazzi, il quinto punto, riguarda il legno di cui è fatta la nostra chitarra. Se parliamo di chitarre elettriche, in tiglio, in acero, in frassino, in ontano, ci sono tantissime essenze, hanno delle caratteristiche estetiche diverse, quindi possono piacere più o meno, ma non andate ad inseguire chi vi dice che dovete comprare la chitarra in ontano, tipo Fender, oppure in mogano col top in acero amarezzato, tipo Gibson, perché quelli sono gli unici legni che funzionano. Non è vero niente, non funziona così, non fermatevi mai alla superficie delle cose, ma santa Madonna indagate, perché è bellissimo scoprire tutte le piccole cose che si nascondono dietro a quelli che sono semplicemente dei luoghi comuni, che restano molto in superficie e si basano molto sul l'ha detto mio cugino, l'ha detto il mio insegnante, ma se queste cose poi non andiamo un pochino a esplorarle di nostro in maniera critica, non scopriamo poi che non c'è nessun bisogno di fossilizzarsi su quei legni, perché il vero scopo che ha un pezzo di legno come body della chitarra è quello di avere un discreto peso, una buona rigidità per permettere alla chitarra di avere un buon sustain, un buon attacco, ma di base la cosa più importante che vi posso dire quando si parla appunto del legno del corpo della vostra chitarra è: se andate a comprarla e la state cercando e ne provate tanto, io personalmente, perché vi ricordo che qui è una questione di gusto personale, eviterei le chitarre che sono troppo leggere. Questo però non significa che a qualcuno di voi uno strumento con queste caratteristiche non dia il feeling e il suono che gli piace, che ha sempre cercato, che adora dal primo istante in cui lo sente. Quindi vedete bene che quello che vi sto dicendo è che in realtà non è veramente importante che la chitarra pesi 10 kg o che ne pesi 2, ma la cosa importante da capire è che la chitarra deve piacervi esteticamente e a livello sonoro. Quindi se vi hanno detto che dovete assolutamente comprare una chitarra in frassino, ma a voi il frassino fa schifo, non compratevi una chitarra in frassino. Se vi piace l'acero amarezzato, prendete l'acero amarezzato. La chitarra vi deve dare soddisfazione in modo ergonomico, in modo sonoro e anche sempre in modo estetico. Quindi non soffermatevi a comprare una chitarra in base a mi hanno detto che quel legno è meglio degli altri, provatele, guardatevele e scegliete quella che anche e soprattutto vi piace esteticamente. Per quanto riguarda invece chitarre acustiche e classiche, il discorso è un pochino diverso, perché per avere un suono veramente pieno, ricco e sfaccettato, abete e cedro sono abbastanza insuperabili. Questo non significa che non troverete chitarre col top, con la tavola armonica, in mogano, in acero, in koa,
un pochino, io vi ripeto che ve le sconsiglio, ma come ho appena detto, parlando dei body delle chitarre elettriche, se a voi piace quell'estetica e quel suono, perché no, andate tranquillamente su quelle. Quello che vi posso dire è che però, se date una possibilità a chitarre in cedro o in abete, meglio ancora se sono legno massello, vi daranno molto di più di quanto non pensate e di quanto potreste ottenere da chitarre con la tavola in mogano o koa. Anche qui fondo e fasce giocano un ruolo, ma è un ruolo marginale, per cui va bene che sia palissandro, va bene che sia acero, va bene che sia cipresso. L'importante è che la tavola armonica funzioni bene, sia stata costruita bene per creare uno strumento efficace, efficiente, sonoro e che vi dia soddisfazione quando lo suonate. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante, che ve lo siate guardato distesi su una amaca o su una sdraio in riva al mare al tramonto. E detto questo ragazzi, vi invito sempre a lasciare un commento, a dirmi che cosa ne pensate di quello che vi ho detto, se vi piacerebbe che affrontassi nuovi argomenti o che magari trovassi altri 5 punti su cui creare un altro video come questo. Vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione in su per dare supporto a questo canale e vi ricordo che nella descrizione qua sotto trovate tutti i link ai miei social e ai mezzi con cui potete sostenere questo progetto dedicato al mondo della liuteria. Quindi ragazzi, come sempre, prima di salutarsi io vi ricordo di cliccare qua sotto per iscrivervi e vi rimando al prossimo video. Ciao!